Hello there! Cotoia, rieccoci qua. Sì, abbiamo deciso di fare un episodio extra. Per guardare un po' la personalizzazione, vedere se c'è qualcosa di interessante. Sicuramente c'è qualcosa di interessante. Lei è totalmente blind da questo punto di vista, però io ho già guardato qualcosa. Ho dato un'occhiata, si è fatto spoiler. Purtroppo sì, anche perché certe reazioni credo che sia la pena per voi. Andiamo. Ok, partiamo. Vuoi partire dal personaggio o dalla nave? Il personaggio. Ok. Personalizziamo il pilota. Ok, allora, questi sono i 10 voti standard che c'erano dall'inizio. Si sì. Aggiungono un Abednedo. No! Vecchietto sembra. Un Duros con benda allegata, non è possibile toglierlo. Un Salastano. È una Twi'lek, vedo già. È una Twi'lek, sì. È plausibile che sceglierò di utilizzare ovviamente questa personalizzazione quando lo utilizzerò poi avanzando nel multiplayer. Quelli che vedete in alto a destra sono i tipi di punteggi che si possono accumulare giocando nel multigiocatore o in quelle modalità comunque esterne alla campagna. Quello con la forma delle, mi viene da dire, delle risorse, perché in Star Wars Destiny erano le risorse. In un gioco di carte le venivano definite risorse. Comunque, quello, il simbolo della cassa, i 23 servono, a quanto ho capito, non li ho ancora utilizzati neanche una volta, nessuno dei due. Comunque servono, a quanto ho capito, per gli equipaggiamenti delle navi. Mentre quello con la stella, chiamiamola, il 2650, sono per queste personalizzazioni, quindi quelle estetiche. Ok, okay, comunque sì. Bello, hanno aggiunto altre specie. Sì. Ci sta. In effetti c'erano solo umani. Sì. In realtà avrebbero dovuto aggiungerne di più ed è... Si torna al discorso del ci stavano gli aggiornamenti e le aggiunte. Sì, ce ne sono un sacco che... Speriamo che cambino idea, che dire. E vabbè, comunque... Ma tu opterai per la tua... Sicuramente, perché così omaggiamo anche l'abilità di pilotaggio di Era. Ok. Scegliere il Salastano, scusa, niente, che ti ha fatto? Perché ho detto che lo caccio via, non lo utilizzo. Ho detto che preferisco usare lei, mica non mi ha fatto niente. Lui era un contrabbandiere, mica un pilota. Prima un contrabbandiere e poi anche un pilota. Allora, abbiamo gli elmi. Combattente, ogni graffia cicatrice racconta una storia. Va bene, questo è molto simile a quello di Luke. Alleanza Vintage, dopo il disastro di Jedi, i nuovi piloti avevano bisogno di nuovi caschi per affrontare le innumerevoli battaglie a venire. Non capisco il nesso con il disastro di Jedi, ma... Una protezione aggiuntiva per garantire comfort ai piloti anche durante le missioni più spericolate. I piloti che inseguono il caccia stellare imperiale hanno bisogno di un campo visivo libero per trovare il loro bersaglio e lo trovano sempre. Vabbè, dai, questi li cioè, mandiamo tipo così. Questo sembra sconto. Uno strato isolante aggiuntivo attutisce i rumori dei velocissimi alla Y. Velocissimi alla Y? Ma veramente? Ma se sono i più lenti di tutti quelli della flotta, quasi, vabbè. E delle esplosioni assordanti delle navi da battaglia fatte saltare. Io direi che se erano rumorose, che sono navi vecchie. Vabbè, comunque. O forse per i bombardamenti. Sì. Anche se in realtà nello spazio non si sente. In teoria no, però le possono usare anche nell'atmosfera. Sì. Comunque tanto sappiamo che in Star Wars si sente. Comunque questi sono quelli da piloti di Ala U. Abbiamo altri. Io direi che andiamo avanti se non troviamo dei riferimenti magari più interessanti a qualcosa. Le pattuglie lungo la nebulosa Ringari sono importantissime nella protezione del settore Borme da pericoli imprevisti. Sono collegati probabilmente appunto a cellule specifiche. Tappa su Clossland, inizialmente individuata da alcuni esploratori di Alderaan, Ajan Kloss è diventata una tranquilla tappa intermedia nei viaggi da un avamposto all'altro della Nuova Repubblica.
Ajankos è un avamposto che è stato utilizzato dalla ribellione e successivamente anche da membri della Nuova Repubblica, perché è rimasto un po' come Kraat. Sì. Quando l'impero blocca la strada non resta che avanzare con la forza. Come opulenza di Lasan? Perché Perché opulenza? un sottile è stato rivestito in pelle e rende l'abitacolo più confortevole. Non ho idea del perché opulenza di Lasan. Comunque, Lasan è il pianeta natale dei Lasa. Vabbè. Che è la razza di Garaz Ehrenyi. Garasegoreni, sì. Morningstar, un omaggio personalizzato alla squadriglia Phoenix, uno dei primi e più affidabili gruppi di combattenti dell'Alleanza Primi più Ribelle. affidabili gruppi di Uno dei combattenti. primi e più affidabili gruppi di Affidabili. combattenti dell'Alleanza Ribelle. Yeah. Uno dei primi affidabili. Affidabili. Sapete che in questo canale troverete sempre amore extra per tutto ciò che riguarda Rebels e lo squadrone Phoenix. I migliori ladri, sciacalli e pirati della galassia non ricevono l'attenzione che meritano. Salvare la galassia dalla feccia delle organizzazioni criminali è già di per sé un premio. Ma puoi girarli? Hanno qualcosa di specifico questi? No, non me li fa girare. Ma dai, perché Sicuro hanno non qualcosa riesco di a capire il specifico, però. nesso. Ti stanno presentando il fatto che probabilmente quegli individui a cui si riferiscono utilizzano questi caschi, però. Questo ricorda quello di Bix, però è diverso. Sentinella. La galassia fa affidamento sugli esploratori della Nuova Repubblica che rischiano la loro vita per tenere sicuro le squadriglie. Questo è quello che c'è nell'immagine di copertina. La galassia ripone le sue speranze nei piloti della Nuova Repubblica anche nelle situazioni più difficili, infatti sono loro gli eroi su cui si può sempre contare. Oh mamma mia! Un po' pacchiano. Mi sono rimasto. L'Alleanza accoglieva sempre i fanatici delle corse di sguscio e gli amanti della velocità desiderosi di fare la differenza. Con la Nuova Repubblica le cose non sono cambiate. Sai, mi chiedo se con le altre Ci sono più specie. pezzi dorati. Sì, Sì. infatti è pacchiano. Dicevo, mi chiedo se con le altre specie cambiano la forma degli elmi, perché già partendo dai Twi'lek la forma degli elmi è diversa. Per forza, non ci sta. Sì. Ma Spero che anche. li abbiano fatti come Sì, si ma vedono in anche un Rebels. Salastano, un Duros. Sì. Come fa? Questo? Ah! Sì. Credi nelle tue capacità, credi nella Nuova Repubblica, credi nella forza. Bello! Mettersele da spacconi, però. Gli astromeccanici salvano la vita. Per questo motivo alcuni piloti della Nuova Repubblica preferiscono tenerseli ben vicini. Sarà meglio. Vero amico si chiama. E probabilmente è il colore di R2. Si chiama così per quello. Marino! Credo di sì. Amico! Volere e Volere potere. potere. Le opzioni di ogni pilota hanno il potere di cambiare il corso delle battaglie e quello della storia. Ho un braccialetto che recita questa frase, sbaglio. Praticamente. Trasportatore, ok, va bene, sì, questo è. Si ricollega al fatto che sono utilizzati dai piloti di Alau questa tipologia di elmi e quindi trasportano le truppe. Simbolo di speranza, i piloti di Ala X e i loro compagni di volo nella Nuova Repubblica sono sempre pronti a combattere contro la tirannia dell'Impero Galattico. Vabbè, sì, qualcosa leggiamo, qualcosa no, perché comunque alla fine sono un po' frasi per dare qualche dettaglio, ma ce Sì. ne sono poche che ci riportano qualcosa. Casco Casco della della canna. canaglia. Contrabbandiere, amante della corsa o pilota di swoop, non importa da dove vieni o come hai fatto ad arrivare qui, ciò che conta è cosa riesci a fare quando la posta è in gioco è altissima. Mi chiedo, sicuramente questo richiama qualcosa come colori. Non so, da quello che leggo penso a Yan, però non l'ho detto. Ah, Han. L'argento di Soruna. A seguito dell'incidente dell'operazione Cenere, di Naboo la regina Soruna e l'argento Cromium in abbondanza alla Nuova Repubblica. La regina Soruna era la regina di Naboo nel momento in cui è stato attaccato Naboo durante il periodo dell'operazione Cenere. Si vede nei fumetti, in L'Impero a pezzi, mi sembra. E si vede. Non si vede, però, l'operazione Cenere su Naboo si vede anche in Battlefront. Ma il casco così lucido richiama le navi. Sì, probabilmente sì. Sì, hai ragione. Richiama le navi di Naboo. Bronzo di Bajor. Oro di Galitan. Nel posto dove abbiamo fatto la missione Sì. finale. I piloti della squadriglia Vanguard sono sempre pronti a mettersi in gioco a ogni costo. Divido temerario. Va bene, questo è il corpo.
Tutto è da pilota. Non abbiamo altrettanta verità. Alleanza Ribelle Blu. Dopo che Luke Skywalker ha distrutto la prima Morte Nera, l'uniforme dell'Alleanza Ribelle è divenuta simbolo di speranza, pace e giustizia in ogni angolo della galassia. Questa è la tuta che avevano quelli della squadriglia blu che sono andati su Scarif. Poveri. Dopo che Luke Skywalker ha distrutto la prima Morte Nera, l'uniforme La dell'Alleanza stessa Ribelle è frase. divenuta sì. Stessa frase. Ok, non rileggiamo la frase. Questa squadriglia verde hanno combattuto sin dalla. Con lo squadrone Phoenix sin dalla battaglia di Hathor, neanche prima. Tutta la pilota della Lancia Rebelle, stessa frase, questa è rossa. Stessa frase, questa è bianca, più o meno. Pilota resistente, questa è diversa, proprio come fatto. Una protezione aggiuntiva per garantire comfort ai piloti anche durante le missioni più spericolate, un po' come una sciarpa in seta sintetica. Va bene. Tuta leggera dotata di attrezzatura industriale, ideale per i piloti fan della meccanica. Non tutte le missioni vanno secondo i piani, i piloti più potenti portano tutto il corrente necessario per finire il lavoro, costi quel che costi. Questa è qualche equipaggiamento da usare a terra. Sì, è piena di cose. Ok, tuta di volo recluta della Nuova Repubblica, la giacca d'aviatore del corpo dei cacciatorpedini della Nuova Repubblica si abbina bene a una tenuta classica della vecchia alleanza. Si abbina bene, lo dite voi. Va bene, pensato per le missioni nelle profondità spaziali o dove la temperatura scende sotto lo zero, questo completo è stato modificato per aiutare i piloti a sopravvivere più a lungo. Va bene. Giubbotto del Predone, i migliori ladri, sciacalli e pirati della galassia non ricevono l'attenzione che meritano. Salvare la galassia dalla feccia delle organizzazioni criminali è già di per sé un premio. Ma Contrabbandiere, stessa cosa di prima. I questo? tiratori dallo stile più raffinato danno il meglio di sé quando sono ben vestiti, e lo sono sempre. Non mi fa impazzire, però. Ok. No. Stesso discorso, questi sono i pantaloni. Pantaloni sono meglio. Guanti. Va bene. Qua abbiamo. Vabbè, le emote. Non ci interessa molto, sinceramente. Vediamo se c'è qualcosa. Che richiama Lando. Classica. Han. Sì, direi proprio di sì. Anche qui è Han, mi sa. Va bene, dai, sono questi. Va bene. Stesso discorso. Posizioni di vittoria. L'equilibrio è Grande. stato ripristinato, in un certo senso. Ah, c'era qualcos'altro? Va bene, dai. Le We can do this. voci, queste non credo che ce ne siano aggiuntive, Let's no, not le waste abbiamo già any time. sentite. Sì, lo sono le stesse dall'inizio. Ok, allora andiamo dalle navi. Credo che condividano quasi tutto. Se non sbaglio, c'è qualcosa che non viene Condividano condiviso. quasi tutto. Sì, nel senso che tra le varie navi credo che ci siano le stesse Sì, fantasie, sì, sì, chiamiamole. sì. Quindi non ne guardiamo tutte. Guardiamo con l'X-Wing. Allora, squadriglia Vanguard, squadriglia blu. Guidata da eroi leggendari come il generale Merrick e il tenente Valerio, la squadriglia blu ha giocato un ruolo chiave nella vittoria dell'Alleanza Ribelle in molteplici battaglie, tra cui quelle di Scarif, Hoth, Bakura ed Endor. La squadriglia blu è quella di cui parlavo prima, Sì. appunto. Squadriglia oro, la conosciamo bene. Poi abbiamo la. Non leggo tutto di nuovo, ragazzi, però se no ci metti davvero tantissimo, però almeno da prendere magari dei riferimenti, cosa del genere. Squadriglia verde, ne abbiamo parlato. Squadriglia arancio, la squadriglia arancio continua a indurre sempre più la lista a ripetersi. Squadriglia rosa. Tutte le informazioni in possesso della Nuova Repubblica sulla squadriglia rosa sono segrete o confidenziali. Squadriglia rossa non ha bisogno di presentazioni. Luke Skywalker, Wedge Antilles, Big Starfighter, e potremmo andare avanti, ma sono nomi che parlano da soli. Squadriglia Envil, i difensori di Mon Cala. Che abbiamo visto nel titolo, squadriglia Eco, quella di cui il nostro personaggio Cyber-Tessy faceva parte all'inizio, mi sembra, della campagna quando non eravamo ancora arrivati al periodo della Nuova Repubblica.
quello della Skull, i pianeti della galassia che sono stati salvati da alcune squadre d'assalto della Nuova Repubblica concordano. I loro salvatori sono spariti con la stessa velocità con cui sono apparsi. Scuderia Sanctuary. Agli inizi dell'operazione Cenere, l'alto comando ha creato un nuovo gruppo dedicato alla protezione dei pianeti sotto il dominio imperiale. Kalima. Al momento della formazione delle prime cellule ribelli sul pianeta Scarif, quindi parlavo... Krait, sì, ho letto male, ma... cioè, ho letto bene nella mente, ma ho detto Scarif. Comunque, come dicevamo prima, ci sono sempre state delle cellule su Krait perché avevano fatto una base lì, che poi è rimasta nel tempo e è stata utilizzata anche dalla Nuova Repubblica. Bail Organa ha messo insieme una squadra segreta per sabotare gli avamposti imperiali sparsi per la galassia. Squadra di Sirocco, spera attacchi rapidi e precisi per poi sparire, come dicevano prima, di un'altra squadriglia. Missioni segrete, gli incarichi potenziali richiedono prima di tutto fiducia di iscrizione. Ok, flotta difensiva della Nuova Repubblica, lo standard moderno della Marina della Nuova Repubblica. Questi sono quelli dei partigiani, gli angeli delle caverne. Non tutti amavano Saw Gerrera nell'alleanza, ma pochi mettevano in dubbio l'abilità dei suoi partigiani nei cieli di Jeddah. Cacciatori di Varsha, la vittoria della Nuova Repubblica a Varsha è costata molte perdite, ma grazie alla loro audacia i piloti hanno distrutto un importantissimo cantiere navale imperiale. Ora io... Quella dopo, che la sto aspettando. Allora fammi parlare, no? Ok. Lascia, poi andiamo e dedichiamo tutto il tempo che vogliamo a guardarlo. Varsha è il posto dove si svolge, dove si svolgono gli eventi mostrati nel corto che era uscito prima di Squadrons. E... quella su Grey? Sì. Okay. Quindi è possibile che questa fantasia fosse di magari dell'X-Wing che combatteva con lui, non sì. lo so, non me lo ricordo sinceramente, lo però speculo perché non si conosce peraltro Varsha da quel che ricordo. Andiamo avanti. Eccola qua, squadriglia Starboard, le ultime navi del generale Syndulla sono ispirate all'arte leggendaria Sabine. Notevole. Sì, schiacciamo subito. Questa sarà la nostra personalizzazione. Vai. Per sempre. Grande. Un'idea migliore, ovviamente. Quale idea migliore di dedicare il nostro X-Wing alla squadrone Phoenix. Va bene, ok. Quindi potremmo cambiare giusto per sperimentare, ma questa rimarrà sicuramente la nostra nave. Non sono sicuro, ma da quello che avevo visto prima quando abbiamo finito la campagna, credo che questa fantasia sia utilizzabile solo su X-Wing. Ah, vabbè, dopo magari ci perché c'era scritto AX, secondo me era così come l'altra che ci hanno dato per l'altra nave, che non ricordo qual è, vabbè, comunque quella imperiale. Comunque questo era importante, questo. Sì. Coraggio del convoglio, nota per l'estrema affidabilità nelle operazioni mediche di scorta. A seguito dell'incidente, va bene, la regina Soruna ha offerto una generosa donazione alla Repubblica. Quello che diciamo prima è di nuovo come dicevi tu. Sì, richiama le navi di Naboo. Ferraglia. Ma no! Recuperata da profondità all'apparenza impossibile da raggiungere, ancora pericolosa come un tempo. Vabbè, è molto più ferraglia del Falcon. Sta tutta la ruggine. Essere luminoso. I piloti migliori sono il riflesso della galassia che hanno giurato di proteggere. Va bene, un po' troppo luminoso per i miei gusti, però. Andiamo. Ok, le decalcomanie. Squadriglia Vanguard, quindi questo è il simbolo della squadriglia Vanguard. Impavidi fino alla fine, indipendentemente da quando arriverà la loro ora. E gli altri saranno uguali, ma con colori diversi. Poi c'è quello Starboard, la rappresentazione stilizzata dell'epico Starboard di Sabine Wren. Mi piace come descrivono queste cose. Sono stati bravi. Successivamente è diventata il simbolo della speranza dell'alleanza ribelle. Notevole. Ok, questo ci stanno bene sopra? No. Vai, quello rosso. Di metterci quello rosso. Secondo non me. So. Non potevano farlo di arancione uguale? No, poi non si vede. No, non si vede. Vabbè. Fenice, una rappresentazione astratta della leggendaria Fenice, una creatura rinata nel cuore di una nova. Anche questo in realtà chiama ovviamente lo squadrone Phoenix. Ma quindi c'è bisogno. Sia la Fenice che lo Starboard. Sì, ci ho pensato anch'io. Secondo me in realtà Fenice e Starboard dovrebbero essere la stessa creatura nella mitologia della galassia lontana lontana. Però può anche essere che non sia così. O magari è solo la traduzione che hanno dato. Poi... Partigiani, Saw Gerrera non c'è più, ma l'eredità dei suoi sognatori continua a vivere. I sognatori sono... Salva il sogno! Esatto, sono coloro che hanno salvato il sogno per Saw Gerrera, coloro che hanno continuato a combattere per la sua causa. E si sono visti molte opere.
sono, cioè, proprio gli eredi dei partigiani, che rimangono una cellula a sé stante e non sono mai particolarmente d'accordo con l'alleanza ribelle per via dei loro metodi bruschi, quelli dei partigiani e dei sognatori, non dell'alleanza ribelle. Che ogni tanto però avrebbero anche potuto fare dove utilizzi determinate cose. La duchessa. La duchessa. Assolutamente, la duchessa è un'arma sperimentale. Poi discutiamo del simbolo che c'è adesso. È un'arma sperimentale. Cos'è? Ah, dopo guardiamo. Dicevo, è un'arma sperimentale creata da Sabine Wren, che era devastante non solo per i Mandaloriani, ma A seconda delle sì. impostazioni, anche su imperiali, perché poteva sintonizzare la frequenza sul blastoide delle armature imperiali, distruggendoli in un attimo, però i Però loro sono ribelli. ribelli e E quindi. E quindi c'è un'etica da seguire, quindi quindi hanno ciao, distrutto duchessa. l'arma. Peccato. Vabbè, li avrebbe potuto aiutare. Un tempo conosciuta come Alleanza Ribelle, la Nuova Repubblica lotta per porre fine al dominio imperiale e riportare pace, libertà e speranza nella galassia. E Vabbè, applausi. ci riuscirò. Carino! Ewok. Celebra l'eroico Tagtar, il devastatore di Tai e salvatore Ewok che ha rimosso componenti essenziali dai caccia imperiali per impedirne la fuga da Endor. Figata! Io credo che questo sia stato citato qui, cioè che la sua storia sia questa. Non ricordo che fosse altrove, quindi. Ottimo. Carino. In caso, se ho ragione, è un personaggio originale di cui scopriamo la storia proprio così. Speranza della Galassia. I piloti d'élite della Nuova Repubblica sono una vera ispirazione per i cittadini della Galassia. Sono sincero. Questa stella così. È un po', non lo so, la vedo fuori luogo nella galassia lontana lontana, però. Squadriglia Alphabet, guidati dal generale Hera Syndulla, questi famosi piloti danno la caccia alla nota squadriglia ombra imperiale, gli Shadowwing. E carino che abbiano messo anche il logo dell'Alphabet Squadron. Sì, ci sto. Così chi vuole, chi conosce i personaggi, magari ci tiene ad avere questa personalizzazione. Ok. Non si vede niente così piccola in realtà, perché lì se. Vediamo un attimo. Vabbè, in realtà faccio prima farvelo vedere Ci aggiungendo l'immagine. sono le Sì, ci sono. Vabbè, guardo qua. navi. Si vede. Alla U, alla Y, alla B, alla A e alla X. Alphabet Squadron, come potete immaginare, deriva da questo. Sì. Andiamo avanti. Ologrammi. Non hai selezionato? In che Oh, sì. senso? Ah, non ce la metti? Cosa? La decalcomania? No, perché queste sono da acquistare, quindi ci pensiamo poi. L'unica che è possibile mettere senza questo. Questa l'abbiamo sbloccata con la storia, ma queste sono da acquistare con quei crediti, Ok, chiamiamoli. poi ci E metto. quindi poi ci pensiamo. Con calma. Abbiamo disponibili solo queste della Nuova Repubblica. E basta. Non abbiamo neanche quelli della Scuderia Vanguard. Benissimo. Ologrammi. Ok. No, Fedina Cassis! Dejarik. Il Sabri Piemantellano è senza ombra di dubbio il pezzo più debole nel gioco del Dejarik, poverino. La sua scarsa utilità lo rende adatto solo a determinate situazioni, ma può sorprendere gli avversari che lo Pompidou. soppongono. Sì. Ritratto pilota, un'opera d'arte di Sabine Wren, rende omaggio a un disperso pilota della Nuova Repubblica che ha salvato molte vite durante l'insurrezione di Kriego. E questo? Non lo so. Sappiamo niente. Non lo so. Wow. Chopper! Allora, purtroppo, come dicevo, vi siete persi una mia reazione. Io questo l'ho visto e sono completamente impazzito, ma non mi stavo registrando, quindi sapevo già e questo. Chopper, c'è uno 10 P. Il pungente astromeccanico del generale Syndulla è uno scontroso attaccabrighe dello scalo di Nadiri. Quindi, con questo ci dicono che era sullo scalo di Nadiri, era insieme a Hera, anche se non ce l'hanno fatto vedere. Mandato in fumo più complotti imperiali di chiunque altro. Carini. Guardalo! Carinissimo. Carinissimo. Io direi che questo non Lo ci dobbiamo interessa, lo comprare prendiamo subito. subito, vai. Vai, Vuoi vai, vai. davvero sbloccare ciò per Assolutamente. certo? Davvero? Certo. Equipaggiare ora? Sì. Assolutamente. Ok. Exocort. Tutti gli abitanti della galassia ammirano le melimacce spaziali giganti che vivono negli asteroidi. Da lontano, Carino. ovviamente. Più o Perché meno. sono quelli che vivono negli asteroidi, si vede ad esempio in episodio 5 Sì, quando cerca di mangiare la Falcon. Dopo che la Falcon in realtà era già stata quasi inghiottita.
Sono riusciti a uscire in tempo. Stava bene. Mappa della galassia. Quella che potrebbe sembrare una semplice mappa è in realtà un promemoria dei valori che la Nuova Repubblica ha giurato di proteggere. Ok. Scimmia lucertola Concordo. covachiana. Queste rassicuranti proiezioni Rassicurante. olografiche sono perfette per chi odia lasciare a casa i propri animali domestici quando è il momento di andare in missione. Quindi hanno come animale domestico una simpaticissima scimmia lucertola covachiana. Va bene, ok, andiamo avanti. Anche quell'ologramma rimarrà lì. Sì. Va bene. Di nuovo, se cambieremo sarà solo per provare, ma Sì. è lui. Carinissimo. Sacco. Carinissimo. Allora, statuetta di Luke Skywalker. Ma Io come? non l'avrei riconosciuto, però. Ma Niente ci motiva sono ed tutti. ispira di più del pilota che ha distrutto la Morte Nera, anche se è stato intagliato con un coltellino e dipinto a mano. Vabbè, Vabbè. dai, apprezziamo lo sforzo. Simbolicamente. Miniatura di Gli Sgushi. sgusci. Questa, se non sbaglio, l'aveva Lyndon James dietro quando si è andato a prendere l'elmo. Nella cutscene. Ah, sì. Mi sembra di sì. Cioè, proprio quando era. Ti facciamo vedere che partivo per Sì. andare. Quando lo vedi la prima volta con la tuta. Vabbè, negli ultimi episodi. Sì. Diversi piloti Sorrento. della Nuova Repubblica sono grandi fan delle corse di sgusci. Sono in tanti quelli che decorano il proprio abitacolo con le miniature fatte a mano degli sgusci dei loro piloti preferiti. No, vabbè. Che ciccione! Vista la scarsa utilità dei cacciastellari sulla loro base remota, i piloti della base Eco pattugliavano spesso le aree con questi docili lucertole delle neve. Eh sì, poverino. Anche perché. Droide di addestramento. Sì, anche perché poverine morivano per il freddo anche loro, anche se non Sì. era giusto. Replica droide di addestramento. La Nuova Repubblica destinava questi droidi tradizionalmente usati dai giovani Jedi alla Alla pratica di pratica. tiro degli ufficiali di esercito e marina. Le riproduzioni vengono usate come decorazioni. Carino che ho aggiunto. Miniatura cingolata del deserto. Carino, ci sono gli occhietti dei Java. No, Ai bellissimo. clienti che acquistano costosi droidi estromeccanici, gli scorbutici mercanti di droidi di Tatooine regalano degli oggetti. Di Ma solito ricavati veramente? dalle cianfrusaglie di magazzino. Quindi gli danno i souvenir. Bellissimo. Bellissimo. Questo è da tenere in considerazione. Miniatura Carinissimo. alla X. Un piccolo. Ricavato dai rottami scartati da Zerelda Sage, questa statuetta magnetica raffigurante una Alla X può essere attaccata al pannello dei controlli nell'abitacolo. Ok. Per ora mi viene un dubbio. Vabbè, poi andiamo a guardare le altre navi allora. E tipo le altre navi anche si possono mettere l'X-Wing o con loro hanno quei modelli. I propri modelli. Vabbè, poi guardiamo velocemente al massimo. Adorabile, volatile e misterioso. È un Porco. porg. Non è misterioso per niente. Vieni trovato in un antico libro. È misterioso perché sta Per anche sopra. loro, certo. L'artista che ha intagliato questa adorabile miniatura si è ispirato a un disegno trovato in un antico libro. Ok, quindi sono i porg di Ahch-To che sono stati appunto intagliati da qualcuno che ha visto l'immagine in un libro. Perché Ma sì. non hanno. Sì, non hanno visto di persona, ecco. Comunque, è stato bravo chiunque l'abbia intagliato perché ci assomiglia. È E identico. si riconoscono subito. Anche questo è carino. Bambini, addio Slime Prime. Ai piloti della Nuova Repubblica che lasciarono Slime Prime per andare in guerra, una giovane Rodiana regalò una statuetta raffigurante se stessa. Un giorno voleremo insieme, vi ricorderete di me, Carino. disse. Carina. Mi chiedo se sia un riferimento a qualcosa. Sinceramente, ora non lo colgo. Se c'è. Però, boh. Vabbè, comunque. Forse no, perché parlano genericamente di bambini, addio Slime Prime. Peluche Ewok Tugtar. L'Ewok Tugtar si è guadagnato il soprannome di Devastatore di Tai dopo aver sabotato un interprete promettente Raggio Imperiale da solo. Il suo peluche ti accompagnerà a distruggere Tai nella galassia. Carino. Carino, ma sembra un pop, un sacco. Vabbè, comunque è carino, sì. È carino che abbiano introdotto questo personaggio, chissà se lo tratteranno Un gong, mai. carinissimo. Miniatura Gong, di Gonk, gong, Gonk, gong. Gonk. Sono tentato anche da questo, oltre che dal cingolato. Carino. Sì. Si è sentito Gonk, si è fatto sentire. Vai, ti fai sentire? Si sente? Ascolti. Vabbè, si è sentito per un attimo. Sì. Non era Ah, lui, sì. era proprio dall'esterno, sì. Ok. Sì. Gadget da appendere. Millennium Falcon intagliato, va bene. Non ci sono i dadi di Anne. Anch'io pensavo, perché anche lì richiama. Però Eh sì. mi sa di no. Nonostante l'aspetto trasandato, il Millennium Falcon ha contribuito alle vittorie più eclatanti dell'Alleanza Ribelle e della Nuova Repubblica, vero? Fiori freschi, dai una rinfrescata all'abitacolo con aromi organici, è decisamente meglio del solito odore di olio, sudore E e metallo. metallo. Miniatura Droide droide mini, mini. dico.
Riempiamo di droidi il nostro abitacolo. Non è poi così utile, ma alcuni privati lo trovano comunque rassicurante. Ovviamente parla del gadget, non sì, del droide certo. medico. Cristallo di Di Krait. più. Ok, quindi questo cristallo viene da Krait. Lo Il giusto. rifugio segreto di Bail Organa su Krait, situato sotto la superficie salina del pianeta. Anche se principalmente dopo, non Sì. come. È pieno di splendidi Però si è visto anche nei metallurgs. fumetti comunque, Sì, nel vero, periodo vero, della vero, vero. ribellione. È pieno di splendidi cristalli rossi. Questo frammento è stato recuperato dopo una violenta tempesta di cristalli. Vabbè. Miniatura landscaper. Bellissimo! Sì. Alcuni piloti amano gli oggetti che gli ricordano casa. Altri, più semplicemente, adorano le automobili veloci e vogliono portare con sé ovunque vanno. Miniatura speeder delle nevi di Hoth. L'Alleanza Ribelle Questo affrontava vero. l'impero con grande spirito combattivo. Quello stesso spirito oggi vive nella Nuova Repubblica. L'ornamento montanera distrutto. Il Dai. trionfo dell'Alleanza Ribelle nella battaglia di Endor ha rappresentato un momento di profonda trasformazione per la galassia. Questa decorazione personalizzata rappresenta quel momento. Vabbè, ci sta che vogliono Sì, però ricordare non. una grande vittoria. Però non mi fa impazzire, no? No. Miniatura caccia stellare di Naboo. Mamma L'N1 li fa impazzire i piloti. mia. C'è una Quasi. scena basata su questo che vede i Bellissimo. protagonisti sia Zander Fairymaker che Darth Vader Fairymaker. Entrambi impazziscono per un N1 dicendo le stesse cose. Il mito di vari racconti eroici della galassia, il cacciastellare N1 di Naboo è sopravvissuto agli attacchi di eserciti di droidi dell'impero e degli usurpatori. Va bene. Figo, figo. Sì, questi non è come Chopper o la fantasia dedicata allo Squadron Phoenix che ci ti viene da dire magari subito quello, però sicuramente c'è un'idea, ce la facciamo. Il droide qua. E qui sono indeciso tra il cingolato Il e gong, il gong. Tu secondo che me. dici? Il Il gong. gong. Riempiamo proprio di astromech. Va bene, dai, prendiamo. Di astromecca, di droidi. Sì, di droidi hai ragione, non è un astromech. Però il cingolato è bello perché ci sono pure i Possiamo jong. sempre prenderlo dopo. Oppure colleghiamo la lore, perché i clienti che acquistano costosi droidi astromeccanici. Quindi è collegato lo stesso a un astromeccanico. Tu che dici? Non lo so. Magari Vabbè. scegliamo poi. Scegliamo poi, dai. Ma al massimo se vi interessa scrivete nei commenti e quando sceglieremo ve lo faremo sapere. Va bene, ok, va bene. Usciamo. E controlliamo velocemente se le altre navi hanno personalizzazioni diverse. Non mi No, sembrano. sembrano le stesse. Anzi, ne hanno una in meno che è quella dello Starboard, appunto. Le calcomanie. Oh, Starboard, c'è. Vai in C'era? acqua. Vai giù. Quello. C'è? Sì. Ah, lo sblocchi diversamente però. Questo Sì, non. lo sblocchi se completi il tutorial della modalità battaglia flow. Vabbè, Sì. completiamo tutto quello che c'è da completare e facciamo tutti così. Ottimo. Va bene. Angeli delle caverne, va bene. Comunque sì, vabbè, gli Sì, sono altri gli comunque stessi sono quelli. comunque, sono da sbloccare. Non po' chianissimi comunque. Sì. Questi sono gli stessi. Andiamo a vedere quelli imperiali? Io al primo controllo tutti. Ok. Ah, sono contento di scoprire che questi li sblocchi una per tutte le navi. Ok. Perfetto. Va Fenomenale. bene. Chopper. Wow, No, devo ok. ancora Hanno gli scegliere. X-Wing. Cosa? Sì, però dico hanno gli X-Wing. Ah! Quindi hanno di nuovo gli Ah, X-Wing. sempre Non lì. cambia il Ok, modello. sì. Quindi ora questo lo sappiamo. Controllo solo di nuovo allora le. Come varia lo sblocco di questo? Ah no, questo possiamo acquistarlo. Ok. Quindi volendo possiamo farlo. Ok, poi vediamo. Sì, poi vediamo. E, ok, sono le stesse perché guardo anche il numero. Il numero. Perché questa è qua su? E le altre sono giù? Strano. Ah, perché è già selezionata? No. No. Chissà perché. Vabbè. Forse perché era così standard nella campagna. Non saprei. Vabbè, non importa. Andiamo avanti. Mettiamo anche qui Chopper. Di nuovo X-Wing. Va bene. Manca solo la U e poi passiamo all'impero. Qua c'è qua di nuovo. Ah sì, ok. Quel simbolo è quando hai sbloccato una cosa. Non so se l'avevate già visto magari prima con quello dello Starboard. E non ci sei ancora passato sopra. Come
Come avevo detto, io avevo già dato un'occhiata E quindi al... alcune le hai e quindi tolte. alcune le avevo tolte, ma non l'avevo tolta ancora la U perché quando io ho giocato al multiplayer non avevamo ancora provato, o comunque provato la moda 3, non avevamo ancora provato la U nella campagna e allora non sono neanche andato a guardare perché volevo Non aspettare c'era, di sì. provarla la prima volta durante la blind. Ok, quindi questa è quella della flotta difensiva della Nuova Repubblica. Va bene, ok. Questo si sblocca acquisendolo. Ok. Qua forse le hanno fatte un po' troppe le strisce, però sceglieremo questo lo stesso. Stessi simboli. Chopper. E va bene, tutto il resto è così. Va bene. Passiamo all'hangar imperiale allora. Andiamo prima dal pilota. Sì. Non ci sarà, non ci Ovviamente. sono altre razze perché gli imperiali sono razzisti. Che Ovviamente. brutto. Abbiamo però tanti caschi. Yeah, caschi. Indossare l'uniforme standard dell'impero. Meno del 10% dei candidati più meritevoli. Strano. Questo è diverso. È stranissimo. Questi sono molto diversi. Casco del Regicida. Imperatore Palpatine incontra sull'aiuto dei piloti di caccia stellari per costringere le monarchie sottomesse. Ah, di nuovo, io non è che non li leggo tutti. Perché non penso, cioè penso che uno sia più interessante dell'altro. Non c'è scritto nessun riferimento specifico. Preferisco leggere con magari qualche riferimento più specifico. Se volete, ovviamente a voi basta stoppare e leggete le informazioni tutte. Non sto a leggerli tutti perché sennò Eh sì, è lunghissimo il ci video, quindi. mettiamo tantissimo e, tra parentesi, per noi è tardi in questo momento. Siamo andati, abbiamo sforato di un po' il nostro budget in termini di tempo Sì. perché volevamo fare anche questo con le personalizzazioni, che è appunto un extra. Casco rinforzato. Casco del soldato Dallo stiro. costiero, molto diverso. Ai piloti che operano dalle basi marittime di mondi esotici è assegnata una speciale attrezzatura per le operazioni in atmosfera e nello spazio profondo. Ci sta. Interessante. Vabbè, sono quelle cose che ti fanno pensare un po' tipo... E tutta la saga dove sono stati questi elmi e queste armature? Vabbè, come Però va quando gli bene. hanno tradotto, che ne so, K2SO e poi però no, Sì, li poi ha mai gliel'hanno... visti Sì. prima. Vabbè, Questo è normale. sì, è normale, solo che dico... E oltretutto un fattore molto importante e significativo per l'impero, la questione dell'uniformazione. Del fatto che tutti siano uguali, non si Sì. debbano sentire superiori. Nello specifico sono per una circostanza, come i soldati costieri appunto, sono Sì, tipo diversi per magari delle quelli necessità che linguati. hanno, esatto. Magari ci sono. Sì, è un po' più... Perché è raro, però vabbè. Niente di... Assurdo. Ranger imperiale. Oppure tieni a riga i cadetti. Il timore di essere puniti li spinge a vincere a tutti i costi. Il rispetto delle autorità li vincola alla fedeltà. E questo? Mamma mia! Che pacchiano! Fortuna. Cultura di Pondor, una maschera sperimentale degli scienziati imperiali dell'unità di ricerca e sviluppo su Fondor. Ne avevamo già citato durante la Blind Run Fondor, si è vista soprattutto in Battlefront 2. Casco della realtà. Si dice che sia stato conferito in premio ai piloti che hanno dimostrato fedeltà assoluta all'imperatore Palpatine dopo le guerre dei cloni. Dopo le Quindi guerre dei intende chi è cloni. passato. Quindi Sì. magari i cloni. E chi altro sono? Pochi altri. Tra i piloti. Perché gli altri sono stati assorbiti dalle forze esterne, ma... Vabbè. Esecuzione d'onore. Il protocollo imperiale assicura ordine e coesione. Obbediamo alla volontà dell'imperatore senza il quale la galassia andrebbe in rovina. Sicurezza d'élite. Artigli affilati. Orgoglio di Carida. I migliori cadetti dell'Accademia si guadagnano i propri gradi grazie alle loro imprese da record. È un'accademia importante quella di Carida. Difendi il dominio imperiale nella galassia, combatti per la giustizia e per l'ordine. Simbolo? Mi ricorda qualcosa. Sì, anche a me.
Ma adesso mi sfugge. Combatti per la giustizia e per l'ordine. Se riesco a rintracciare che cosa mi ricorda, lo Lo metti in mettiamo in post-produzione. post-produzione. Però Sì, non mi viene l'avevamo in già mente. visto. Mi ricorda che l'ho già visto da qualche parte. Comando supremo, i piani alti dell'impero si affidano ai piloti straordinari per mantenere il controllo di ogni angolo della galassia. Casco asso dell'Accademia, gli assi imperiali d'élite che insegnano in accademie come la Skystrike e quella di Carida vengono selezionati con estrema cura. Questo è, probabilmente lo utilizzano anche dove si è addestrato Wedge. Eh sì. Casco del Segugio, questo è un po' rovinato. Operazioni speciali. Gilda del cacciatore. Questo è strano per essere di un imperiale. Occhi sulla preda. Difensore. Madonna, ce ne sono un sacco bruttini. I cecchini imperiali sono tra i piloti più temuti della galassia. Tu dici i cecchini sono tra i piloti. Nella cerchia di realisti imperiali c'è un grado di devozione che nessuno può raggiungere. Furia Aura. Mamma mia, che pacchiano. Ma cos'è? Rabbia, odio e desiderio di vendetta scorrono nelle vene di ogni pilota imperiale, persino i nobili e quelli più benestanti. Questo dovrebbero darlo a Vonreg. Sì, infatti. Barone di bronzo. I Vonreg. ne stavo giusto parlando. I Vonreg, i Senar e altre nobili famiglie hanno dedicato la loro vita a servire l'impero e devono essere ricompensati. Quindi qui ti danno quasi la conferma del concetto. Di famiglia per Vonreg, Sì. quindi il pilota che si vedrà poi più in là di questa famiglia che serviva l'impero. Va bene. Barone, proprio dicono. Barone è un grado, quello che ci è andato, Sì, che è certo. andato il personaggio a Marek Steel, come l'abbiamo chiamato, alla fine delle missioni imperiali. E c'è un barone noto che si vede in Rebels, quel È cretino. inutile. Barone. Valen Rudor? Lo so, è inutile, io non mi ricordo il suo nome. Valen Rudor mi sembra. Vabbè, comunque è un cretino, però sarà stato abile come pilota. Se l'hanno reso barone. Assassino d'argento, tifondi paura. Bla 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 bla. Ufficiale USI. Gli agenti dell'ufficio di Di sicurezza sicurezza imperiale imperiale. non solo smascherano i traditori dell'impero, ma incutono timore nei membri delle squadriglie a loro assegnati. Ok. Il Chromium. Quindi è quello, cioè la versione imperiale di quello che è stato donato, diciamo, da Naboo. Soruna. Basta? Finito? Ok. Perfetto. Ok, corporatura, tute da pilota. Tuta da pilota protettiva, una tuta spessa isolante che protegge i piloti negli ambienti più ostili. È tipo l'analoga dell'alba. Sì. Infatti anche il blaster, caso dovessero combattere. Tuta da pilota del soldato Sì, costiero. c'è. Comunque questa la versione da soldato costiero dell'armatura ai piloti che operano nelle basi e dalle basi marittime di Mondesorgi ci è assegnata una speciale attrezzatura per operazioni nell'atmosfera e nello spazio profondo, va bene. RGC, da vabbè, queste sono più colorazioni rinforzata, sì, colorazioni e variazioni nell'aspetto, però niente di interessante magari proprio da leggere. Desolatore, inversione. Al blaster, sì, ok. Tutta pilota della fedeltà, ma tutta rossa. Si dice che avesse conferito un premio. Vabbè, imperatore dopo le guerre dei sì, è vero. Asso dell'Accademia, va Quello è il bene. giallo. Sì, secondo me noi useremo questo. Può Quello dell'Accademia essere. Sì, Skystrike. può essere. Visto perché quello è Skystrike. Però per adesso lasciamo così. Tecnico di volo, corazza del Segugio, Incromium. Pacchiano. Ufficiale dovesse io, ok. Stessa cosa, pantaloni, Guanti. guanti. Ma cosa abbiamo qua tra i guanti? Guanti. Guanti asso dell'Accademia, sì, le tre cose le avevo già viste. Quelle le altre parti del mondo. Bracciali Terribile. cromi, mio Dio. Sembra un protocollo.
Va bene. Aspetta, hanno emote diverse o sono le stesse? No, sono le stesse. Stesso discorso di prima. Ok, va bene, allora passiamo alle navi. Loro non avranno i gadget. Dici? Perché dovrebbero? Vabbè, Allora, proviamo. secondo me hai ragione. Perché lo stesso discorso che facevo prima dell'uniformazione, dei colori, queste cose dell'impero, in realtà no. Infatti non ci sono neanche razze diverse, No, volevo non vogliono prendere. neanche che si tolgano il casco, solitamente, quando possibile, perché... Vogliono solo Vani, infatti Thrawn è un'eccezione. Sì, beh, se l'è meritato. Veniva pure preso in giro. Ma Che assurdità, vabbè. stupidaggine. Vabbè, comunque... Secondo me ce li hanno solo perché vogliono dare la cosa Un po' di varietà paritetica. per il gioco, sì. Sì, no, ma proprio perché sennò dicono scusa, io sono l'imperiale, non posso farlo, però... Ah, ci sono. Sì, in teoria non potresti neanche colorare. Allora, ok, vabbè, questo cambia. Sapete perché secondo me cambia? Fanno la versione più simile a come era esposto nella trilogia classica. Cioè, Vero. questa è la versione grigio normale e questa è la versione trilogia classica, proprio come era che si vedevano nei modelli. Quello un po' più blu. Non saprei dire. Le pattuglie di Tai sul passo del contrabbandiero intercettano i mercanti sospettati di trasportare carri di Ashen. Unificatore, assoluzione, annientatore, guida Ashen, Non monarca. sfido. Secondo me le hanno già devastate. Le strisce rosse incutono timore nelle vittime del 181esimo stormo. Ispirate da quest'ultimo, altre squadriglie imperiali hanno adottato stili simili per spaventare i nemici. Abbiamo parlato del 181esimo. Quando vi ricordate, avevo detto: mi sembra di ricordare qualcosa, poi ve l'ho detto l'episodio. Queste sono le decorazioni che usano i piloti della 181esima. E queste richiamano quindi, ma non solo quelle della 181esima. Gargoyle. Leggende del lato oscuro raccontano di un gargoyle in grado di cambiare forma. Dai grattacieli di Coruscant ai caccia imperiale, la sua minacciosa figura è ovunque. Ma stanno riferendo al figlio. Si stanno riferendo al figlio! È vero! È vero. Come ci hai pensato, scusa? Perché ha detto che è in grado di cambiare forma. Sì, non ci avevo pensato. Scende del lato oscuro. È vero, è vero. È il figlio. Sì, sarà lui, sì. Wow. Sì, perché si può trasformare in una creatura che effettivamente ha il viso che assomiglia a quello che si è presentato lì. Sì. Va bene. Resti spettrali. Questi fantasmi provenienti dal passato della galassia sono il simbolo della paura, della morte e della resurrezione. Ok, come volete. Guardia dell'imperatore, questi sono molto classici, cioè si sono visti molte volte con questo rosso qua. Si dice che i piloti scelti dall'imperatore Palpatine vengono assegnati a basi segrete per partecipare a missioni top secret. top Asso secret. dell'Accademia. Sì, sempre giallo. Carnefice, questa è quella che ci è andato. Questa è quella che ci è andato. Sì, Alla fine. sì. Durante l'insurrezione di Kriegel, l'impero ha inviato sul campo le sue squadre più spietate. Rodriguez, scusate. Squadriglie? Me la sono inventato leggendo. Questo. Serpente. Drago. Non hanno tradotto serpente drago, ma immagino fosse drago serpe, quello che si vede tipo su Dagobah. Quello che si mangia quasi R2. Sì. Forgiare il duracciaio e le squame del serpente drago. Sì, ok, del drago serpe di Nalatta, che infatti mi sembra che sia il pianeta madre di principalmente Sì. di quelle creature. Non è facile, e neanche tanto legale. Ma che Sì, è brutto. abbastanza brutto. Anche la cabina è pure così. Mi chiedo se utilizzando questo c'è una differenza come giocatore, ma secondo No. Vulcano, una nave imperiale letteralmente nata dalle fiamme di Mustafar a seguito di un'eruzione vulcanica avvenuta nei pressi della fortezza di Korvax, quella che è stata mostrata nel gioco Anguar. Sì, ma come fa a essere nata dalle Sì, fiamme di la stessa Mustafa? cosa che mi stavo chiedendo io. Forse proprio. Aspetta, C'è scritto letteralmente. aspetta. Avessero tolto letteralmente nata dalle fiamme di Mustafar, diceva vabbè, l'hanno fatta su Mustafar, Sì. forse... Letteralmente è emerso dalla lava. Sì, infatti, vabbè. No, le bruciature, il modo in cui è fatta. Cioè, ok, sì, va bene. Si capisce il nesso con Mustafar. Perché anche Vader si era fatto bruciare la nave, quella di Padme. Si vede nei fumetti per averla con questo aspetto bruciacchiato. Ho capito, ma è nata da un'altra Sì, parte. infatti, no? Letteralmente dice un po'. Anche perché quando queste cose
è un attimo nel canone a fare il casino. Letteralmente dalle fiamme di Mustafar. Vabbè. Terribile. Bagliore, caccia stellari imperiali ardono di un calore intenso e sedente Non mi che... piace per Terribile, perché niente. l'ha aggiunta? Non lo so, ma è terribile. Non mi piace Sono per niente. d'accordo. Decalcomania. Lord Vader, va bene. In onore del migliore pilota imperiale di tutti i tempi, nonché il combattente più fidato dell'imperatore. Io non so perché uno dovrebbe mettersi questo sul tie, e ancor più del concetto che valeva per le altre le fantasie. Sì. Come le chiamo qua? Verniciature. Delle verniciature? Penso che non abbia senso su un caccia imperiale. Perché un imperiale. Non è vero, gli imperiali sono sempre tutti uniformati. Però, vabbè, per Ma ho paura di personalizzazione. Vader. Di boh. Vabbè, comunque. Onora la fanteria mantenendo l'ordine sulla terraferma. Mentre i piloti di TIE proteggono la galassia da. Oddio, onora la fanteria mantenendo l'ordine sulla terraferma. Dice come che mantieni l'ordine sulla terraferma. E i piloti sono un'altra cosa. Vabbè, mentre i piloti di TIE proteggono la galassia dall'altra, non importa. Credo che fosse il contrario. Ma no, hanno sbagliato, Onora la sbagliano. fanteria mentre Sì, protegge la mantieni sulla galassia, mantiene terraferma. l'ordine sulla terraferma, Sì. mentre tu, sì. Va bene, ok. Poi abbiamo questo che è il simbolo dell'Accademia Skystrike, che si conosce, si vede in Ma Rebels. non mi piace neanche la posizione. Sono d'accordo. Non credo. Il problema è che non credo neanche che sia personalizzabile la posizione. Sarebbe stato più interessante se fosse stato così, secondo me. Sì. O anche ridimensionare, vabbè. Accademia Skystrike, verde. Solo gli aspiranti piloti d'élite dell'impero vengono ammessi all'Accademia Skystrike. Va bene. Questo finora è l'unico che mi sembra sensato su un tile. Cioè, anche se non mi piace, è l'unico che mi sembra sensato che te lo metto. Sith Eterno. I seguaci del lato Terribile. oscuro lavorano in segreto per ripristinare l'unico vero potere Ma della che senso galassia. ha? Non ha assolutamente alcun senso il fatto che ci sia. Non ha assolutamente alcun senso dal mio punto di vista il fatto che ci sia. Cioè, già gli altri non hanno senso a partire dal fatto che non credo che le farebbero. Questo Questo non ha non sa manco senso. cosa che Non ha sia. senso che ci Scusami. sia. È proprio un no. Quindi Ma è andiamo avanti. un re. Sì. Ah sì, comunque vabbè. Questo è il simbolo di alcuni cultisti Sith, però non è inutile approfondire. L'unica cosa che fa più paura di un gruppo di Rancor è affrontare una squadriglia di assi imperiali. Bravo. Dipende dalla situazione, direi. Sì. Quindi quello è un Rancor stilizzato, non mi fa impazzire. Perché? Perché gli imperiali dovrebbero mettersi il simbolo degli Perché Hutt? avrebbe senso solo se loro donassero dei TIE agli Hutt che li usano. Non ha senso. In cambio di risorse e informazioni, l'impero consente alle famiglie di Hutt di prosperare sotto il suo dominio. Va bene. Ok, l'impero galattico, va Questo ci bene. sta. Alba Kremisi. Ma Anche perché? qui. Che senso L'impero è vuole pre... Sì. questo? L'impero è disposto a chiudere un occhio sulle attività criminali dell'organizzazione Alba Kremisi a patto che una grossa fetta del bottino finisca nelle sue mani. Vabbè. Vabbè, no, di nuovo, non credo che abbia senso. Ma sì, volevano aggiungere dei simboli cattivi, tra virgolette. Ma a sto punto aveva Vabbè, perché senso. c'è il rancor? Non lo so. Sinceramente non lo so. Comunque mi chiedo, ma perché non fare allora la versione. Che tanto non credo che cambi molto di funzionalità. Non fare la versione della Gilda Mineraria, quella col pezzo che gli manca. Sarebbe Il Pac-Man. stato interessante. Quello si è visto Sì, almeno. O il sì, sì. simbolo della Gilda Mineraria, che sappiamo che ha dei suoi tie. Vabbè, poi ovviamente li mostro nelle immagini. Ok, ologramma. Anagramma. Chimera. Mamma, che figata, bellissimo. Il grande ammiraglio Thrawn sarà anche scomparso, ma tutto ciò che ha costruito è ancora qui. Bella. Bello. Probabilmente questo è quello che sceglieremo, lo dico già. Pilota delle forze speciali, il comandante Gideon Ask. Ma perché? Perché mettere questo di Battlefront? Non ha senso. Questo è quello di Battlefront, l'unico che non si unisce alla ribellione. Perché? Ma boh. Vabbè. Io non credo che sia un così grande eroe imperiale da apparire qui. Se vogliamo, Ma l'ha possiamo. messo perché l'ha fatto Sì, diciamo, loro. perché le Electronic Arts si scambiano le cose, vabbè. Però, dal mio punto di vista, l'unico motivo sensato per cui possono averlo messo è che. Non ho letto. Il comandante Gideon Ask chiede la regia trionfante come a simboleggiare la potenza della fedeltà all'impero, appunto. Un concetto di fedeltà, perché è l'unico dell'inferno che è rimasto con l'impero. Anche dopo l'operazione Change. Va bene.
conteggio delle vittime. Ogni pilota imperiale ricorda quanti terribile. Nemici ha eliminato nella sua prima battaglia. Va bene. Progetto Caccia TIE. I dati del progetto e la diagnostica ricordano ogni bravo pilota imperiale che cosa c'è dietro al funzionamento dei TIE. Va bene. Ma perché? Vader. Il braccio destro dell'imperatore era un pilota come pochi. Questa effigie che ritrae la cura più temuta dell'impero incute timore in chiunque la guardi. E ovviamente loro vogliono timore. Mentre pilotano e distrarsi. Morte nella seconda. Mai dimenticare coloro che abbiamo perso nella battaglia di Endor. Va bene. Ok. Cruscotto. Un carbonizzato. Cosa? C'è solo un modo per rimettere le righe alle creature che vogliono rosicchiare le corazze. Ma cos'è? Ah, sì, sono. Sono quei. Ma fa scassare. È un mini. È una mini tavola di carbonite. Quello è quello lì che va ad attaccare Padme. In episodio 2. Ah. Quelli che vengono rilasciati, i vermicelli. Sì. Vabbè, sì. Assurdo. Ma dai! Perché? Droidi sono utili per tradurre e poco altro. Quando gli imperiali ne trovano uno non conforme al protocollo, si offrono di riprogrammarlo immediatamente. Tristezza, ragazzi. Teschio del segugio. Questi sono quelli che si vedono in Solo. I segugi corelliani. Eh sì, i segugi corelliani sono notoriamente difficili da domesticare, ma non per tutti. E produzione dove dopo, carino, potremmo scegliere questo. Tu fatti in battaglia con il tuo caccia stellare imperiale e porta un pezzettino di impero sempre con te. Anche loro hanno il gonk. No, vabbè. È indispensabile per tutti i piloti, rifornisce. Gonk. Nella tela dovete gonk. Questa mi sembra una cosa assolutamente non da imperiale, ma ci sono diversi imperiali. Anche qui. Ma perché? Ma poi brilla. Statuetta di Lord Vader. Non dimenticare il comandante della 501esima legione che ha servito l'imperatore con insuperabile devozione. Ma da. Sta guardando la durata. Diventa più lunga di alcuni episodi de... delle missioni. Mi sto seccando la gola. Un raro premio conferito ai piloti che si battono per diffondere la pace negli angoli più caotici della galassia. Medaglia del pugno dell'imperatore. Pilota di TIE. Ciascun pilota imperiale deve sempre mettere la propria scuderia al primo posto. Tutti i piloti di TIE si sostengono e si incoraggiano a vicenda. No. Bruttino. Ok, non mi piace molto, un po'. Ingombrante. Portafortuna di cristallo. Secondo i più superstiziosi, possedere cristalli garantisce salute e ricchezza, ma frantumare neanche un solo frammento porterà ad una vita di sfortuna. E che cacchio lo porti a fare? Stai attento, in battaglia. Badge identificativo imperiale. I piloti che serviranno con l'impero viene fornito Lindon appeso. Sì, infatti. Allora, come dicevo, sì, decisamente. Adesso vi sto dicendo. Quindi è come vi dicevo. Probabilmente nell'episodio che avete visto avrò già messo le cose perché non l'ho ancora elaborato e quindi metterò l'immagine sull'episodio dove parlavo della piastrina. Parlerò del fatto che sì, confermo, era una piastrina imperiale, però in realtà lo stiamo vedendo adesso e l'abbiamo confermato adesso. Ai piloti che si erano nell'impero viene fornito uno speciale badge identificativo che racchiude i dati relativi alla carriera e altre informazioni per gli agenti dell'intelligence. Lindon se l'è tenuto, però è spento, sì, perché non poi è fa la luce, invece quello di Lindon è spento. Miniatura droide interrogatore. L'impero ottiene sempre delle risposte. Va bene. Denti di Kroit. Sembra un po' piccolo, ne avrà tanti anche piccoli. Acquisito su un lontano pianeta dell'orlo esterno, questo ciondolo non è conforme al protocollo imperiale. Per questo motivo ai piloti è concesso sfoggiarlo solo all'interno della vita. Va bene, ma a me sembrano anche le altre cose non conformi al protocollo imperiale, però... Miniatura Rancor. Ah, comunque i Krayt sono dei grandi draghi che si trovano su Tatooine. I Rancor sono assassini violenti e spietati, un po' come i piloti di Tatooine. Vabbè. Buffo, che sì. Miniatura camminatore scout. Mentre i piloti di TIE proteggono i pianeti dall'alto, gli AT-ST mantengono l'ordine sulla terraferma. Carino. Sì. Infatti è carino. Casco d'assaltatore. Quando voli 3 stelle, ricordati di chi come te si adopera per far rispettare la volontà dell'imperatore nella galassia. Va bene. Miniatura Star Destroyer. No. Il simbolo supremo della forza, del dominio e dell'autorità imperiale. Sì. Quando balla.
Chissà perché. Bellissimo. Quindi balla anche mentre lo usi, cioè giochi probabilmente, quando piloti. Sì. Proprio per non distrarti, i leader imperiali più illustri viaggiano per la galassia a bordo di navi da trasporto blindate. Sto per dire le lambde. Sì, Allora, vabbè. vabbè, le lambde. La semplice vista di queste navette fa tremare coloro che oppongono resistenza all'impero, ma anche alcuni imperiali stessi, Sì, come sempre. quando arrivano gli ufficiali, giustamente. Va bene, comunque tutti carini, non particolarmente come dicevamo sensato per il fatto che ci sia questa personalizzazione così permissiva per gli imperiali, ma. E basta, direi che controlliamo cosa c'è negli altri modelli, se c'è qualcosa che varia, ma sono dell'idea che più o meno abbiamo concluso. Com'è qua questo con le ali più piccole? Ah, le hanno capovolto, mi sembra. Vabbè. Sì, comunque ci sono le personalizzazioni che cambiano un po' per come. La forma, ovviamente, vabbè, come in quelle ribelle. Stessi. Sì, Dunque, il rancor che si vede su Tatooine è una femmina. si chiama Patisa. Poverino. Già, Malachiri ci teneva un sacco, è stato malissimo. L'ha cresciuto. Va bene, sono le stesse cose. Qua ce n'è uno in più. Superstiti di Varsha. Dopo la caduta di Varsha, i superstiti imperiali si sono riuniti per pianificare la loro vendetta. Stesso discorso di quello ribelle. Questo probabilmente, come si vedeva. Abbiamo un Interceptor Grey, credo. Quindi, probabilmente, è come si Sì, vedeva è quello che quello pensa di lui. Grey Sì. nel cortometraggio. Va bene. Ok, stessa cosa. Stessa cosa. Stessa cosa. Stessa cosa, vediamo qua. Basta, No, mamma mia. mi sembra. Sta bene questo, Vero? Vero? sì. Perché gli dà più spazio, si vede meglio. Poi è buffo che le linee seguono queste linee qua. Seguono Ah sì, è proprio la forma invece che poi. vero. Va bene. Sono meglio di quello. Ah, buffo vederli così questo, perché. Quindi guardo questo e penso, quindi se ci fosse stato nella trilogia classica sarebbe stato così. Sì, quindi. Vabbè. Carino. Cioè, carino, nel senso. Simpatico. Sì. Non usiamo questa parola a sproposito, l'abbiamo usata giusto prima. Ok, basta così. E abbiamo concluso con le personalizzazioni, è stato interessante guardarle. Passiamo all'hangar della Nuova Repubblica perché noi siamo per la Nuova Repubblica. Eh sì, quindi dobbiamo iniziare e finire con i ripelli. Bellissimo. Ah, eccola qua. Bellissimo. Va bene. E La quindi voglio con Lego questo ora, extra. così. Che Vero? figata. Vero? Non ci avevo pensato, ma ora che lo dici, deve Sarà essere mia. nostra. Esatto. Vabbè, possiamo farla noi, dai. E come? Vabbè, dai, vabbè. Prendiamo il progetto e ci compriamo i pezzetti apposta per fare in modo che sia colorato così. Vabbè, dai, vediamo. E speriamo che anche questo episodio extra vi sia, cioè, sia stato interessante per voi. Per Sì, noi è invece stato non penso che divertente perché sì. comunque c'erano cose carine. E Chopper. Chopper. E tante altre cose comunque interessanti ci stavano. Bravo. E quindi questa volta vi salutiamo con questo ultimissimo episodio della Blindor. Era per questo che dicevamo. Potevamo fare un altro perché stavamo già pensando di fare questo sulla Sì. È personalizzazione. un Speriamo che vi sia extra. piaciuto. Anche Sì. questo extra, e a noi è piaciuto il gioco, comunque è piaciuto guardare tutto e speriamo È appunto, stata di nuovo, mi ripeto, una ma anche bella se piace di nuovo, esperienza, sì, speriamo che anche voi. l'abbiate condivisa come una cosa positiva. Vi Sì, infatti. salutiamo e ai prossimi video, che ovviamente arriveranno altri video e Mandalorian è alle porte, quindi potete ben capire quello che arriverà. Usciranno un sacco di video, Vi ma un faccio qualche sacchissimo teaser. di video. Qualche teaser, perché. Va Teaser bene. o spoiler? Teaser su quello che faremo. Abbiamo parlato perché c'è chi di voi mi ha continuato a chiedermelo sotto alcuni video. Avevamo già annunciato un video. Una ragazza. Una ragazza che io ho detto ha forgiato un'armatura di cinismo. Qualcuno l'ha interpretata come fosse Sabine, perché lei ha un'armatura e ha forgiato un'armatura. Però non di cinismo. Ma il mio era molto metaforico come commento. Ha forgiato un'armatura di cinismo. Metaforico.
è un personaggio che noi apprezziamo molto, che ha una storia incredibilmente ricca e che per questo sta richiedendo tanto tempo. Chissà quando uscirà. Perché stavo facendo tante altre cose, io ho continuato a occuparmi del video, così come di altri, del video che arriverà prima. E comunque questi saranno gli ultimi tre video dell'anno come Star Wars Tales, quindi proprio la storia di un personaggio singolo. Uno, come al solito, era della Repubblica, uno era dell'Impero e sarà questa ragazza, e uno attraverso le ere. Vedrete quali saranno, spero che siano interessanti per voi, Lo sono. sicuramente io li trovo interessanti. E niente, vi do Sto appuntamento facendo al anche dei prossimo disegni per video. quelli. Sì, perché sono indispensabili, ci sono tante cose che non sono rappresentate in alcun modo e lei li rappresenta per la prima volta. Non c'è alcuna immagine di quelle storie, perché sono solo di libri e non viene trattato altrove e quindi avevo Di libri bisogno. o di audiolibri? Libri o audiolibri, quindi sì. Va Ok, va bene, bene. alla prossima Grazie per e averci seguite, seguiti. grazie. E come Grazie. sempre, Che la che la forza forza sia sia con con voi, voi. sempre. Sempre.